Voi capirete benissimo che sull'Eucaristia non ci sono conclusioni, semmai ci sono aperture. Quindi è una forma di conclusione come un'apertura. Cosa ho pensato? Ho pensato se è possibile di indicare un percorso che poi personalmente ciascuno di noi deve coniugare. Attenzione a questa parola coniugare. Normalmente si coniugano i verbi. E si declinano le parole. L'Eucaristia è una coniugazione infinita dell'amore nelle diverse esperienze, nelle diverse realtà. Infatti, cosa farò con voi questa mattina per concludere questo discorso? Leggendo il Vangelo, e ne leggeremo un brano ancora ulteriormente, perché mi sembra che non abbiamo letto il Vangelo di Marco sul racconto dell'Eucaristia. Leggendo il Vangelo mi sono reso conto che l'Eucaristia ha una particolarità anche descrittiva nel Vangelo stesso. L'Eucaristia, ecco, si descrive e quindi di conseguenza si vive con soli verbi e il verbo nel discorso indica l'azione. Nell'Eucaristia non ci sono parole, non ci sono stasi, non ci sono stazioni. Ci sono solo verbi. Ve li racconto così. Si alzò, prese il pane, rese grazie, benedisse, lo spezzò, disse: prendete, mangiate, bevete, fate questo in memoria di me. È un racconto di soli verbi. C'è una parola? Non c'è una parola. Il che significa che l'Eucaristia non è fermarsi, ma è agire. Capite benissimo, ecco, che ognuno di questi verbi, alcune volte, ecco, questo potrebbe essere un percorso, sono una decina, ce n'è anche qualcuno in più, a secondo l'Evangelista, per esempio, c'è qualcuno che dice dividetelo, non lo dicono tutti, ma nei sinottici c'è anche questo. Sono una decina di verbi. Ecco, fermandosi su ogni verbo, perché tale sarebbe il tempo necessario, avreste 10, ecco, conferenze, 10 riflessioni, 10 momenti, ecco, di attenzione. Quindi io stamattina, immaginate, dovrei tentare di dirveli tutte e 10 nel tempo che abbiamo a disposizione. Ma mi serve fare delle puntatine, su alcuni sorvolerò, come fa il catamarano, su altri mi fermerò un poco, scenderò per mostrare, se possibile, insomma, la ricchezza e anche la varietà delle cose che il Signore ci dice. Come sempre lo farò facendo riferimento, per quanto è possibile, ad un atteggiamento, ad un comportamento nella nostra vita pratica. Poi dovremo verificare se quando celebriamo l'Eucaristia, se quando facciamo la nostra Pasqua domenicale, settimanale, questo atteggiamento, questa visione, questa impostazione ce l'abbiamo, oppure facciamo cose, ma che probabilmente con il contenuto e l'andamento dell'Eucaristia non ha niente a che fare. Quindi io che cosa farò? Alcuni di questi verbi, immaginate il solo primo verbo, questo sarebbe anche il terzo tipo di riflessione, la terza lettera pastorale, che giocando sempre sulle due parole, verrò da te, questo è il mio corpo dato per la seconda, e la terza sarebbe date voi. Quando i discepoli si volevano scrollare la folla di dosso, ecco, mandali così ognuno pensa per sé, non nell'Eucaristia, ognuno pensa per tutti, perché Dio ha pensato per tutti. Il Signore disse: date voi, poi da mangiare e così via. Quindi date voi significa il risvolto pratico che ogni Eucaristia implica a chi è credente e a chi vuole in qualche modo fare quello che ha fatto il Signore Gesù. Allora, voglio leggervi la versione di San Marco per quanto riguarda l'Eucaristia. La prendo direttamente qui dai testi per non prendere la Bibbia che già è impacchettata, no, impacchettata, è nel trolley. Siamo, vi diceva Marco, al capitolo 14.
inizia sempre anche lui, era il giorno degli azimi, allora mandò due dei discepoli, andate in città e vi verrà incontro un uomo e voi sapete. E là dove entrerà, dite al padrone di casa, dov'è la mia stanza, perché egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con tappeti già pronta, la preparate per noi. Quello che abbiamo visto. I discepoli andarono, entrarono in città e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli disse ai dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse, in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me il pane, mi tradirà. Ieri abbiamo tentato brevissimamente, ma ce ne sarebbero cose da dire, avete capito? Che veramente la parola di Dio è infinita. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro, sono forse io, dicevo il gruppo si disgrega, si frantuma, ognuno pensa a salvare le proprie penne e non a far quadrato di fronte ad una falla che evidentemente nel gruppo dei dodici si era creata. Ed egli disse loro, uno dei dodici, colui che intinge con me, quindi uno dei dodici, uno di voi, significa uno di noi. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto, ma guai quell'uomo, bene per quell'uomo se non fosse mai nato. Vi dicevo questo paradosso per dire quanto grande la stava combinando Giuda, l'aveva già fatto. Mentre mangiavano, prese il pane, pronunziata la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo, prendete, questo è il mio corpo, poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro e bevvero tutto e disse, questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vita fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Dicevo, questa è la chiesa in uscita. Noi, ecco, per essere una chiesa di uscita, stiamo tentando, per quanto ci è possibile, invece di entrare nel cenacolo, di entrare nello stato d'animo, di entrare nell'insegnamento, di entrare nella logica che l'Eucaristia ci propone. Ecco, per non perdere tempo e per avere maggior tempo per trattare questi verbi, inizio subito. E inizio dal verbo alzarsi. Alzarsi può indicare, evidentemente, semplicemente il gesto di mettersi lì in piedi, ma quella notte, nella logica dell'Eucaristia, nella logica del Vangelo, alzarsi è uno dei verbi più pregnanti che esistano, perché l'alzarsi fa sempre in tutto e in tutti e in tutte le circostanze riferimento alla risurrezione. Christos Anesti è l'augurio che si scambiano gli orientali. Cristo si è messo ana istemi, ana in alto, istemi, il verbo stare, si è posto all'impiedi, per mostrare la differenza che un morto non sta all'impiedi, infatti dice cadde morto, il morto sta orizzontale. Quindi la posizione di alzarsi comunque ha come orizzonte quello di fare riferimento alla risurrezione, fare riferimento alla Pasqua. Questa prima indicazione, così prima di entrarci un tantino più dentro, significa che l'orizzonte dell'Eucaristia è l'orizzonte sempre pasquale, è l'orizzonte di una comunità, di un'esperienza, di un vissuto, di persone che si rimettono all'impiedi, che si, ecco, possiamo giungere come volete all'Eucaristia, alla Pasqua, ognuno bastonato dalla sua vita, dalla sua esperienza, dalla sua esistenza, ma in Chiesa, nell'Eucaristia, nella Pasqua, il Signore vuole persone messe all'impiedi. All'impiedi significa anche l'atteggiamento, la disposizione di chi deve padroneggiare qualche cosa. Se per caso in questo momento succedesse, non so, un rumore forte, qualcosa, tutti noi istintivamente ci volteremo e ci metteremo all'impiedi. Perché mettersi all'impiedi significa, fino a quando tu sei seduto, è come se gli avvenimenti padroneggiassero te, quando ti metti all'impiedi, ecco, cerchi di padroneggiarli tu. E vi ricordavo che il Signore ha vissuto la passione, non la passività, perché chi ama per davvero, come il Signore ci ha insegnato nell'ultima cena, non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici, e sapete adesso in qualche modo cosa significa, è colui che padroneggia gli avvenimenti. Il pallino del gioco non si passa mai se non a colui che ama. Chi ama ha sempre il pallino del gioco in mano, significa
non vive la passività, può vivere la passione e può vivere l'attività, tanto che il Signore proprio in quella notte, in quelle circostanze, pensate, poi tutto quello, gli misero le mani addosso, lo legarono, lo flagellarono, lo inchiodarono sulla croce, e lui continua a ripetere: nessuno mi toglie la vita, ma io la dono. La disposizione che all'esterno noi possiamo subire violenze o passività, ma che l'atteggiamento, la disposizione con cui dobbiamo vivere tutte queste cose è quello che non subiamo, è passione ma non passività. Nessuno mi toglie la vita. Come? Te la stanno togliendo, te la stanno inchiodando. Allora, con quale atteggiamento noi viviamo la nostra vita? Se la viviamo alla maniera, al modo eucaristico, siamo di quelli in cui gli avvenimenti, i fatti, le circostanze, le relazioni ferite, tradite, tutto quello che voi volete e che di fatto la vita ci dispensa, e a volte anche abbondantemente e ripetutamente, vanno fatte con la capacità, ecco, di non lasciarsene schiacciare. Noi dobbiamo essere più grandi delle cose che ci schiacciano, noi dobbiamo essere più grandi delle malattie che ci possono anche condurre a morte. Noi le dobbiamo padroneggiare come Gesù nella tempesta. Nella tempesta tutti gli altri si agitano, hanno paura e lui dorme. Nella tempesta lui cammina sulle acque. Oggi abbiamo bisogno di cristiani che camminano sulle acque delle tempeste che la vita ci dispensa. E si cammina, mi pare, all'impiede. Avete visto mai camminare un uomo coricato? Quindi per camminare nella tempesta si sta all'impiedi. E lo stare all'impiedi, attenzione, è una cosa che ci insegna il Signore, e se ce la insegna Lui, come sempre avviene per le cose di Dio, se Lui ci dice di stare all'impiedi, di metterci all'impiedi, vi ho dato l'esempio perché facciate come ho fatto io, quindi anche per il fatto che Lui si è messo all'impiedi, noi ci mettiamo all'impiedi, per cui il contagio della resurrezione del Signore è un contagio universale, è la Pasqua per tutti, perché Lui non risorge, non si mette all'impiedi soltanto per se stesso, ma si mette all'impiedi per tutti, per dare al cristiano, a noi dunque, la vera postura nella vita. E la vera postura nella vita è di essere all'impiedi e soprattutto, lo ripeto, e soprattutto di avere le spalle alla morte e non la faccia. Nell'Eucaristia noi impariamo questa grande verità, la verità del nostro battesimo, al quale noi diamo pochissimo conto, perché abbiamo ricevuto il battesimo, cioè dire abbiamo ricevuto una vita nuova e continuiamo a vivere con una vita vecchia. Dici, come si vede che non viviamo il battesimo? Molto semplice. Se io vi chiedessi, tu ed io, la morte dove ce l'abbiamo? Davanti o dietro? Dove l'abbiamo la morte? Davanti, giusto? Io ho 70 anni, quindi ce l'ho davanti. Quindi per me è breve il tratto. Poi c'è il ragazzino, così, ce l'ha molto lontano. I cristiani non ce l'hanno davanti. Nel battesimo siamo stati inseriti nella morte di Cristo e con Lui siamo risorti a vita nuova. Quindi la morte l'abbiamo alle spalle. È chiaro? Quindi capite come viviamo da cristiani. Cioè, viviamo, ecco, avendo ricevuto il battesimo, ma vivendo da pagani. E questo atteggiamento e questo comportamento di Gesù di cambiare posizione rispetto ai suoi fu una lezione dura, cioè non è che siamo di dura servizio soltanto io e voi no, oppure qualcuno di dura servizio lo furono anche i suoi ascoltatori. Infatti, vi ricordate la storia con la resurrezione di Lazzaro? Gesù, ecco, vuole dare l'insegnamento che la morte non è morte ma è sonno. Il nostro amico Lazzaro dorme, ah, se dorme tranquillo, no, è morto, ah, allora no, non è. Invece per Dio morte e sonno sono la stessa cosa. Quando arriva, giustamente Marta si lamenta. Ecco, Signore, tu sei la via, la vita, e quindi se c'eri tu, se fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E voi sapete che Gesù lo fece apposta. Ecco, sapendo che Lazzaro era in condizione, ecco, finale, ritardò uno, due e ci andò il terzo giorno. Sempre questo riferimento al terzo giorno. E poi quando Marta gli diceva, ma tu lo sai che tuo fratello è vivo? Sì, lo so che risorgerà l'ultimo giorno. No, chi crede in me è già passato. Attenzione, l'esperienza della morte è già passata per lui. E alle spalle. Per cui le mirofore andarono
al sepolcro e avevano ancora la faccia rivolta alla tomba. Maria era rivolta alla tomba e, pensando che addirittura quello che le parlava fosse il giardiniere, se l'hai portato via tu, il mio Signore, dimmi dove l'hanno posto. Gesù la chiama Maria e lei si volta finalmente. Finalmente dà le spalle alla morte. Il Signore dice: veramente il cammino, la nostra patria è il cielo. Non basta soltanto leggerlo, non basta soltanto dire che c'è scritto. Con quale atteggiamento io vivo? Avendo fatto esperienza del dopo morte oppure no? La vita cristiana è dopo morte. La vita cristiana inizia dalla fine. E la fine della storia, il fine della storia è la Pasqua. Quindi la vita cristiana inizia dalla Pasqua di Cristo e dalla Pasqua dei cristiani. Questo esistenzialmente ognuno di noi lo vive, lo percorre in maniera tanto diversa, però questa è la grande verità. Dicevo dunque, noi ci mettiamo all'impiedi, facciamo riferimento alla Pasqua, abbiamo questa postura, questa posizione che il Signore ci ha regolato con la sua Pasqua: non cercate tra i morti il vivente e il datore di vita. Noi siamo di quelli che vivono alla dimensione soltanto biologica, fisiologica, per cui nasciamo, cresciamo, invecchiamo e inesorabilmente moriamo, ecco l'impostazione di tutti e purtroppo tante volte di noi cristiani. Se noi non abbiamo un'altra postura, se noi non abbiamo un'altra impostazione, non abbiamo veramente niente da dire, da regalare, da comunicare agli uomini. I cristiani comunicano una posizione eretta, laddove gli altri sono schiacciati della vita. Questo è il motivo per cui il giorno di domenica non ci si mette in ginocchio, perché la posizione in ginocchio è una posizione piegata ed è la posizione della sofferenza, del dolore. Ecco, quando tu hai un mal di pancia ti pieghi, è chiaro. E quando qualcuno viene pestato si rannicchia. Cioè, la posizione in ginocchio non è che è più devota dello stare all'impiede, sono diversamente, sono posizioni tutte devote, tutte degne di cosa, sono soltanto linguaggi non verbali della nostra esperienza. Lo stare all'impiede annuncia la resurrezione, lo stare in ginocchio annuncia la morte, lo stare seduti annuncia una posizione finale. Ecco, tornerò e vi prenderò, vado a prepararvi un posto e sui 12 troni seduti giudicherete le 12 tribù di Israele. Quindi vi dicevo, lo stare all'impiedi fa sempre questo riferimento alla Pasqua. E siccome è un dono, questo è il giorno che ha fatto il Signore, questa è la posizione che ci ha regalato Dio, non è una cosa che facciamo noi. Quindi una comunità si mette all'impiedi non perché noi siamo più bravi degli altri, non perché abbiamo fatto un cammino, non perché apparteniamo a un movimento, non perché abbiamo l'ordine, non perché abbiamo non so che cosa, ma perché ogni volta il Signore ci afferra e ci colloca all'impiedi. Non ce la fai? Vi ricordate? Ecco, allora la suocera di Pietro era ammalata, uscì dal tempio, dalla sinagoga, ecco, si curvò, si chinò, le tese una mano e la rialzò. Ecco, un'impossibilità, la malattia di rimettertela in piedi. Ma anche se l'impossibilità fosse assoluta, fosse totale, e voi sapete che l'impossibilità di rimettersi, di fare qualsiasi movimento, noi l'abbiamo al momento della nostra morte. Ecco, la bambina di 12 anni che i genitori avevano posto a Nagayo nel piano superiore, tutti strillavano, ma non c'è voce che ascolta la morte. La morte ascolta una sola voce, ha ascoltato e ascolterà sempre una sola voce, quella di Dio. Infatti, mentre gli altri lo beffeggiano, lui sale, li scaccia. E cosa dice alla bambina? Te lo dico io, alzati. Gliel'aveva detto la mamma, il papà, gliel'avevano detto in lacrime, ma nessuno riesce a farsi ascoltare dalla morte. La morte, ecco, ascolta soltanto uno, colui che gli dice: te lo dico io. Gli tese la mano, le tese la mano e la rialzò e la rimise all'impiede. La bambina camminava, mangiava e così via. Allora, la coscienza di una comunità che celebra la sua Pasqua, che celebra, cioè dire, l'Eucaristia, è una comunità che si rimette all'impiedi, è una comunità che, vivendo le fatiche, le tragicità a volte della sua vita quotidiana e feriale, quando arriva in chiesa si rimette all'impiedi. E dico, poveri noi, se ci mettiamo all'impiedi perché quando stiamo per uscire suona la campana, suona la campanella, tinti e si mettono all'impiedi. No, non è che dovrebbe funzionare così. Perché ti metti all'impiedi?
ti mette all'impiedi e fai una professione di fede in colui che ti rimette all'impiedi. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, non dice accesero la luce. Il popolo che camminava nelle tenebre, una luce rifulse, non è che dice accesero il fuoco, la luce l'accende Dio, all'impiedi ci rimette Dio. Una comunità veramente formata non si mette all'impiedi perché suona la campana. La campana gli dice di disporsi a qualche cosa che poi testimonia nella fede. Perché ti mette all'impiedi? Se noi, ecco, vediamo, voi sapete che la liturgia, cioè quella che celebriamo, celebra questa vita nuova, questa vita pasquale, questa vita da risorti che noi abbiamo ricevuto. E come la celebra? Ecco, per dirti che tu ti rimetti all'impiedi, perché Dio è entrato nella storia, è venuto nella vita, e la processione d'ingresso. Che cosa porta la processione d'ingresso nella sua composizione, diciamo, più ordinaria, più completa? Porta che precede la croce, il segno di Cristo. E in caso, alcune volte, porta anche il Vangelo, sempre un raddoppio e una riconferma, una sottolineatura della presenza di Cristo, che entra, ecco, quel cammino, quella prima processione, d'introito è il mistero dell'incarnazione, di un Dio che entra nella storia. Infatti anticamente sopra la porta della chiesa all'ingresso c'era sempre l'icona di Maria, la quale ci ha dato Gesù Cristo, l'ha fatta entrare nella storia e nel mondo, come oggi attraverso i segni sacramentali lui entra in questa storia, in questo mondo e per queste persone. Quindi noi ci mettiamo all'impiedi perché è Cristo che mi mette all'impiedi. Immaginate una comunità credente che si alza non quando suona la campana, ma che si va alzando man mano che incede la processione. Man mano che Cristo passa, è come se tu ascoltassi, te lo dico io, alzati, non ce la faccio, ma te lo dico io. E io infatti me lo chiedo sempre, ma questa comunità è alzata? Si è alzata perché suona la campana? O perché sta facendo, sta professando la propria fede in colui che è morto ma è risorto? E dice e testimonia, annuncia e rende visibile, manifesto, mostra, ecco, che è messa all'impiedi in forza della resurrezione, del dono pasquale che ha ricevuto. Tutti grossi punti interrogativi. Capite benissimo, quella notte si alzò. Allora capiamo che nella notte noi non ci possiamo alzare, perché nella notte non possiamo camminare. Invece Lui che ci ha detto mentre dura il giorno, e Cristo è il nostro giorno, Lui è la luce che illumina ogni uomo, Lui fa sì che trae luce dalle tenebre, questa è quella luce che rifulge per me e per te. Quindi capite, ogni celebrazione su questo verbo dovrebbe scommettersi. E Lui si alza, attenzione, ma Lui si alza perché è andato a cercare la pecorella smarrita, anche con il peso dunque dell'umanità ferita, Lui si mette all'impiedi, ritorna nella casa del Padre, andiamo verso di Lui. Quindi ognuno di noi dovrebbe dire, ma io mi sono caricato della storia, della vita, della realtà, delle esperienze della mia vita, li sto portando qui, ma come arrivo? È stanco, per cui nessuno ci riesce a rimettermi all'impiedi, e in quel momento tu sai che con tutte le fatiche, con tutti i pesi, con tutti i sovrappesi che puoi avere, e con la celebrazione l'Eucaristia si fa all'impiedi. Chiaro questo discorso? Continuate, perché altrimenti, capite benissimo, vi faccio solo presi il pane, si alzò. Quella notte il Signore si alza e dunque ci mostra un atteggiamento, un comportamento, una disposizione, una impostazione, dicevo, una postura, un modo di affrontare la vita, un modo di fare, di evocare la storia della salvezza, un modo di, ecco, ripercorrere, ecco, il percorso dalla schiavitù alla terra promessa. Nella notte gli ebrei si alzarono, fu una notte di veglia per Israele, però poi l'autore sacro ci pensa e dice, ma che cosa ho detto? Non ho detto la cosa esatta, e dice, notte di veglia fu quella per il Signore, perché veglia il Signore possiamo vegliare noi, perché si alza Lui ci possiamo alzare noi, perché ci illumina Lui possiamo essere anche noi illuminati. Perché Lui è quel mattino di Pasqua, quando tutto aveva scritto la parola fine, invece Lui, ecco, ha cambiato la fine in un nuovo inizio, in una nuova ripartenza. Ogni Eucaristia è una ripartenza della mia vita personale, della mia storia, della mia condizione,
ma anche è una visione della storia di tutto e di tutti, a partire dalla Pasqua del Signore, a partire, cioè dire, da quella sorpresa che avviene in un tempo e in un luogo che io non conosco. Un ultimo accenno. Voi sapete che la Pasqua, in quanto tale, non si colloca nel nostro tempo. La Pasqua non abita un nostro luogo. Infatti, dove si colloca la Pasqua come luogo e dove si colloca e quando si colloca la Pasqua come tempo? Nel tempo di Dio e nel luogo nuovo che Dio mi ha dato. Infatti si colloca quando gli evangelisti all'inizio devono descrivere il tempo della Pasqua, non essendo il giorno di Pasqua, non è nel calendario degli uomini, perché gli uomini conoscevano da lunedì a sabato, poi Dio si riposò. Ma poi il Vangelo di Giovanni al capitolo 5, al versetto 17, dice che Dio non si riposa mai. Il custode di Israele non dorme, non prende sonno. Il capitolo 17, meglio, al capitolo 5, al versetto 17, Giovanni dice: il Padre mio ha sempre operato, io pure opero fino al presente. Quindi, quando gli evangelisti devono descrivere il tempo di Pasqua, si accorgono che il loro calendario, i loro giorni sono terminati e la Pasqua non c'è. Per questo la prima indicazione temporale della Pasqua è il giorno dopo il sabato. Cioè, questo è avvenuto, per noi il calendario era finito a sabato, ma c'è un giorno dopo. Alcune volte, per farvi sorridere così, e dice che Berlusconi diceva: io lavoro 25 ore al giorno, e quindi diceva: ma scusa, la giornata non è di 24 ore? Sì, dice, mi alzo un'ora prima. E quindi ora c'era l'ora lì. Allora gli evangelisti, per indicare inizialmente la Pasqua, dicono che avvenne il giorno dopo. Tu, quando non sai dare un nome proprio, dice per esempio il periodo dopo il noviziato, il post noviziato, perché non gli dai una descrizione esatta. Poi sappiamo che, non essendo il giorno degli uomini ma il giorno del Signore, l'abbiamo chiamato domenica, dies domini, e nel Salmo mi pare che abbiamo detto oggi: questo è il giorno che ha fatto il Signore. Cioè, non è che quando celebriamo le lodi, Salmo 117 che abbiamo recitato, diciamo questo, cioè facciamo sempre memoria di Pasqua, di questa impostazione di un tempo nuovo. Vabbè, per dirvi, quindi la Pasqua si colloca in un tempo che non è nostro e che ci viene regalato, è una meraviglia ai nostri occhi, rallegriamoci ed esultiamo. A te, a me, viene evitata la fatica di costruire la Pasqua e ti viene data la gioia di viverla, di testimoniarla, di annunziarla. Dove avviene? Ecco, lo spazio della Pasqua si colloca nella tomba vuota, dove c'è la nostra fede pasquale. Ma attenzione, il vuoto può avere due significati: quella tomba è vuota perché non c'è stato messo nessuno, o quella tomba è vuota perché è stata svuotata dalla morte. Il Signore ha creato uno spazio dove prima c'era l'ingombro che nessuno riesce a togliere della morte, dove aveva posto, ecco, la morte. Dio fa trovare un posto svuotato, cioè un posto disponibile. Noi ci muoviamo in un posto, in un luogo e in un tempo di Dio. La Pasqua si colloca nello spazio e nel tempo che Dio ci regala, che sono spazio e tempo evangelizzato, redento, riscattato, salvato. Questo dovrebbe essere, per esempio, una delle percezioni che noi abbiamo in Chiesa, ma lì apriremo un altro capitolo sullo spazio sacro, il tempo della Chiesa. Ecco che anche lì abbiamo perso tanti riferimenti, per cui lo spazio resta spazio, la vita che c'entra in Chiesa non è più la vita nuova, quello che celebriamo non è quello nuovo, ma è pezze che mettiamo alla vita che sempre conduciamo, ecco, senza Dio o a prescindere da Dio. Quindi si alzò. Quindi quando il sacerdote giunge all'altare dovrebbe avere la sensazione che questa comunità è cosciente che in quel momento ce la fai o non ce la fai, stanco o non stanco, contento o ammaccato, il Signore ti ha detto, te lo dico io, alzati, e siamo tutti all'impiedi per Lui, a partire da Lui, dalla Sua parola, dal Suo mistero, dal Suo regalo,
dalla sua Pasqua, dal suo tempo e dal suo spazio. Per cui una celebrazione diventa questo luogo svuotato dalla morte. Non c'è più posto, ecco, non c'è più, non possiamo cercarlo tra i morti nelle nostre liturgie, è solo vivo. E nello stesso tempo di un tempo nuovo. Noi in chiesa entriamo nel tempo nuovo di Dio, in quella comunicazione. Entriamo nella Pasqua, quella che viviamo, ecco, come estrapolati dal tempo che conosciamo e dallo spazio che viviamo, nel tempo di Dio, fino a quando, ecco, la Pasqua che viviamo, la viviamo nella sua compiutezza e totalizzante, in cui tutto sarà Pasqua. Per questo sua luce sarà l'agnello, non c'è più tempo, non c'è più tempio, perché c'è soltanto Dio. E siccome tutto è finalizzato a noi, noi siamo finalizzati a Gesù Cristo, e Gesù Cristo è finalizzato a Dio, perché Dio sia tutto in tutti. Noi viviamo questo percorso, questo andamento. Parenzi. Ne abbiamo fatto uno, però. E andiamo al secondo verbo. Prese il pane, si alzò, prese il pane. Ecco, per assolvere a questo verbo dobbiamo semplicemente fare alcune sostituzioni. La liturgia non è completa se io prendo il pane, se io prendo il vino. Dovrebbe essere mezza completa se io mi ricordo che lui disse che il pane è il suo corpo. Quindi quando prende il pane significa che assume la sua vita, assume la sua realtà, la sua storia, il suo passato, il suo presente, il suo futuro. Cioè dire che celebra l'Eucaristia non con qualcosa fuori di sé, ma con se stesso. Ed è quello che non abbiamo avuto tempo, ma adesso ve lo posso semplicemente accennare. Gesù era entrato nell'ultima cena, nella Pasqua, vi dicevo, ebraica, per offrire l'agnello. Infatti il sacrificio della Pasqua degli ebrei ne faceva le spese sempre quel solito agnello, perfetto, un maschio nato nell'anno, così. Ma invece il Signore, per celebrare la sua Pasqua, che vi dicevo coincide con la prima Eucaristia, ha dovuto sostituire il sacrificio. All'agnello come animale ha dovuto sostituire se stesso come agnello di Dio. Ecco. Ecco perché prese il pane, cioè prese se stesso, sostituì la vittima. Per questo, per esempio, in uno dei prefazzi noi diciamo che Gesù Cristo è altare, vittima, offerta, sacrificio, sacerdote, è tutto, ci siamo. Allora prese il pane, detto in parole poverissime, prese se stesso. Basta questo per celebrare un'Eucaristia? Siccome il Signore prende il suo corpo totale, il problema è, ecco, prende solo se stesso e noi suoi membra non ci siamo? Anzi, quando il sacerdote prende il pane, io sto per dire al sacerdote, sto per dire a quella celebrazione, in quel pane ci sono anch'io, in modo tale che quelle parole, l'acqua unita al vino, sia segno della nostra unione alla vita divina di colui. Ognuno di noi ha coscienza che nel prendere quel pane sta assumendo tutta la mia storia. Io sto donando la mia disponibilità a farmi prendere, per farmi diventare Eucaristia, per essere qui ed ora, questa volta io, l'agnello che sarà immolato per la salvezza del mondo. Oppure quando lui prende il pane ci sono membra, cioè dire ci siamo noi, i quali o non abbiamo coscienza che in quel momento ci stiamo trasferendo. Questo è San Giovanni Crisostomo, poi ripreso anche da Sant'Agostino. Quando il sacerdote prende l'ostia, prende il pane, ecco, e dice che quello è l'agnello di Dio e voi dite Amen, l'assemblea si trasferisce dall'aula liturgica sull'altare. Quando noi celebriamo la messa, si svuota l'assemblea e si riempie l'altare, perché noi diventiamo ancora di più e ancora meglio e siamo membra dell'unico capo,
e formiamo quell'unico corpo, e in quell'agnello ci siamo tutti noi, o meglio, ci siamo noi nella misura in cui, perché poi sarà un sacrificio di amore, noi siamo disponibili, noi siamo consenzienti, perché se tu non vuoi, non ci sei. Capite? Allora la forza. Prese il pane, facilissimo lì a prenderlo, facilissimo che il sacerdote assume l'ostia, ma è una comunità che si lascia prendere, afferrare da Cristo, che si lascia trasferire da questo mondo al Padre, dall'aula liturgica che esprime la dimensione del nostro percorrere la storia, all'altare che invece esprime l'escaton, la dimensione finale della nostra vita. Noi dove restiamo quando Lui prende il pane? Restiamo dove siamo seduti, dove magari ci siamo nascosti dietro una colonna per vivere intimamente. L'intimità è l'intimità con il Signore, l'intimità nel suo corpo, nelle sue membra, a costituire un unico corpo. E dove la distinzione è non dal corpo di Cristo, ma nel corpo di Cristo. Attenzione a questa sottigliezza. Voi nel vostro organismo potete distinguere le membra nel corpo. Io posso distinguere la testa dalle mie mani, ma è una distinzione nel mio corpo. Non posso distinguere la testa dal mio corpo, cioè non è una cosa a sé stante, è una distinzione nel corpo, non dal corpo. E questo stesso principio vale per l'Eucaristia. Quando Lui prende il pane, io mi distingo nel corpo di Cristo, non dal corpo di Cristo, perché se mi distingo dal corpo di Cristo, da quel pane che stiamo per elevare, stiamo per fare diventare lode, benedizione, rendimento di grazie a Dio, voi capite, lì è il dramma. Significa che Lui, nel corpo di Cristo, avviene qualcosa a cui io non acconsento, alla qual cosa io non sono disponibile. Questo è il dramma. Cioè, noi restiamo al margine, restiamo stanti, superati e sorpassati, restiamo nel nostro peccato. È chiaro questo discorso? Quindi, quel gesto che può sembrare a volte veloce, a volte frettoloso, a volte non sottolineato, è invece una grande professione di fede, è un grande movimento di trasferimento. Noi balziamo dal tempo nell'eternità, dal tempo, dallo spazio al tempo nostro, allo spazio e al tempo di Dio, vi dicevo, dall'aula liturgica che normalmente esprime la storia, il divenire degli uomini, e quella successione all'altare che invece è una comprensione, è una finalizzazione di questa storia, è l'esito finale, è la Pasqua definitiva, è una partecipazione a quel che non lo mangerò nuovo fino a quando non ritornerò nel Regno dei Cieli. Le nostre Eucaristie si muovono sempre dal tempo verso l'eternità, dalla storia verso l'escaton, da qui verso là, e il là, l'aldilà, è significato a partire dall'altare verso, ecco, la parte abissidale. Per questo nella parte abissidale normalmente quando ci pensavano alle cose che ci mettevano, non ci mettevano mai la vita che conosciamo, ma la vita nuova, la vita in Cristo e nello Spirito. Quindi la vita è trasfigurata, sia quella che scende sia quella che sale. Ma non stiamo facendo una descrizione dello spazio sacro, per cui semplicemente questo rimane. Quindi mi chiedo, incominciamo a vivere con grande disponibilità e coscienza e consapevolezza che in quel momento io devo dire ci sto o non ci sto. Sto per dire eccomi, avvenga di me secondo la tua parola, quella del sacerdote che in persona Cristo dirà non questo è il corpo di Cristo, ma questo è il mio corpo. Come può essere il mio corpo il corpo di Cristo senza che io coscientemente, volontariamente, Gesù Cristo, ecco, offrendosi, come dice, volontariamente, deliberatamente, liberamente, sono parole che ogni tanto cambiamo, però la sostanza non cambia. E ecco, è una deliberazione, è una scelta, è una volontà, è un desiderio. C'è un eccomi, ecco, in cui io mi lascio prendere tutto. Ecco, come Maria, eccomi, ci sto a questa storia, a questa proposta, avvenga in me, di quello che sono, senza lasciare nulla.
Capite? Allora le scorie del tempo saranno purificate nell'eternità. Allora le dimensioni che noi conosciamo riceveranno un'altra dimensionalità nell'eternità, nell'escato. È un processo complesso, ma anche semplicissimo. Io devo dire ci sto o non ci sto a questa storia? Dico o non dico il mio eccomi? Pronunzio il mio amen? Chiaro questo discorso? Quindi, e siamo a questa vicenda. Benissimo. Preso. Qui significa che poi ciascuno di noi prende il mondo, prende la sua vita, prende il suo passato, prende le cose che ha lasciato, che ha trascurato, prende su quelle su cui non si è concentrato, insomma, non lascia niente. Ecco, nell'Eucaristia dobbiamo stare attenti a non lasciare niente fuori, perché se lasciamo qualcosa fuori non si transestunzia, cioè non diventa un'altra cosa, non avviene il passaggio. Non c'è il passaggio da una sostanza all'altra, non è più la storia del mondo che diventa la storia di Dio, non è più la storia, ecco, delle nostre bassezze che diventa la storia, ecco, della magnificenza di Dio. Quindi attenzione a questo. Guai alle dimenticanze. E voi lo sapete, alcune volte noi ci sono pezzi di storia con le quali non ci siamo riconciliati, che abbiamo lasciati all'esterno, che abbiamo trascurato, che non ci portiamo dietro e soprattutto non ci portiamo dentro, quindi poi le ritroviamo con le lacerazioni che ci hanno proprio quando usciamo dalla celebrazione. Per cui abbiamo celebrato, siamo stati con gli angeli, con Dio nell'eternità e poi ritorniamo ad una storia, perché l'appuntamento, io dico alle persone non vi preoccupate, le ansie, le preoccupazioni lasciate alla porta della chiesa, tanto nessuno ve le ruba, ognuna troverà le sue appena esce dalla porta della chiesa. Su questa storia, su questo pane, abbiamo due verbi. Rese grazie e benedisse, velocemente. Benedisse. Benedire significa dire bene. E io nell'Eucaristia imparo a benedire. Il pane, che è uguale al mio corpo, il corpo che è uguale alla mia storia, mi chiedo. Sono parole che benedisse, non è il gesto, è l'accogliere dalla prospettiva di Dio una storia che io invece tante volte, ecco, ho giudizi sospesi, ma chissà che cosa è, ma chissà se è buona, ma chissà se è bene per me. Chiaro? Benedisse. Gesù Cristo, su quello che capiva, non capiva, su quello su cui aveva coscienza, lui come figlio di Dio e come figlio degli uomini, e noi come figli degli uomini che tentano di vivere da figli di Dio, ci dobbiamo chiedere. Quando il sacerdote disse, è un verbo, è come dire veloce, benedisse, in quel momento devo dire quale storia, quale tempo, quale esperienza, quale vissuto sto portando qui dentro e con quale atteggiamento, meglio, è un atteggiamento di benedizione, quello con cui io, ecco, sto presentando la mia partecipazione all'Eucaristia, ma la mia disponibilità a farmi assumere. Vedete, tutto poi diventa coerente. Presi il pane, cioè dire, prendete in me. Immaginate se lì sull'altare, ecco, mentre il sacerdote disse, lo benedisse, qualcuno dice, io non benedico la mia storia, io mi lamento, io non sono d'accordo, io, ecco, sono arrabbiato con Dio, io altro che dire bene, ecco, lui mi ha fatto, lui mi ha detto, capite? La coerenza o la non coerenza. Se restano soltanto parole e non ne vediamo mai il risvolto, non sono mai parte concreta della nostra vita e della nostra esperienza, capite benissimo che siamo molto lontani. Dobbiamo correre. Rese grazie, Eucaristia. L'Eucairos. Voi sapete che le benedire, ringraziare, noi a volte li accostiamo. Ecco, benedisse e ringraziare. Io oserei dirvi semplicemente questo. L'uomo possiede solo ciò di cui sa dire grazie. Una cosa che non, sulla quale non dici il tuo ringraziamento, non ce l'hai per davvero, ti sfugge. Ad esempio, se stamattina ci siamo alzati e non abbiamo ringraziato per questa bella giornata, ecco, vivremo una giornata, ma è come se ci fosse sfuggita, non ce ne siamo resi conto.
È come se ricevi un regalo, non dicendo grazie significa che non l'hai apprezzato, che non l'hai valutato, anzi forse che non l'hai neppure scartato, ti sei fermato all'esterno, all'esteriorità. È chiaro questo discorso? Quindi rese grazie. Ed è un verbo, ed è un atteggiamento, anzi ed è un comportamento talmente profondo, talmente significativo, che voi sapete che tutto il mistero della Pasqua, dell'Eucaristia, alla fine ha un nome, si chiama Eucaristia, ringraziamento. Quindi se non è ringraziamento, che Eucaristia è? Se non diciamo grazie, che grazie è? Che Eucaristia? Cioè è una contraddizione in terminis. Dico una cosa e ne faccio un'altra. Tutt'al più a volte io sento il silenzio piuttosto che il ringraziamento. Quando non arriva anche l'eco, non dico della maledizione, ma del lamento. Noi siamo piuttosto lamentosi che ringrazianti. Ecco, la scienza del ringraziamento, ringraziare Dio per tutto, di tutti, quante distinzioni, quante separazioni. Ringrazio anche di quei momenti che mi hanno fatto soffrire. Ecco, ringrazio anche, e dunque non trascuro, non tralascio anche le esperienze negative. Io dico, non dobbiamo mai dimenticare nulla, meno che meno le esperienze negative, perché anche le esperienze negative vanno conservate come insegnamenti positivi. Se io non conservo come insegnamento positivo le esperienze negative, le ripeto, vado a sbattere. Se io mi ricordo che andando in quella direzione ho sbattuto la testa e mi sono fatto male, me lo devo ricordare per evitare di ritornare a dare una capocciata. Invece tante volte noi dimentichiamo. Chiediamoci, se io sfogliassi i giorni della mia vita, quante pagine ho incollato per non ricordare, per dimenticare? Ma mi vorrei addormentare e risvegliarmi tra un giorno, così il problema che devo affrontare già in qualche modo è stato superato. E ringraziare. L'Eucaristia è la logica che Dio inserisce nella nostra vita, come tutto è grazia, tutto è ringraziamento. Se tutto è grazia, se tutto è gratis, se tutto è il dono, al dono si dice grazie. Ma che noi dobbiamo insegnare ai bambini? Come si dice? Grazie, giusto, facile. Nella vita cristiana come si dice? Si dice grazie. E come i cristiani dicono grazie? Ecco l'Eucaristia. L'Eucaristia è la forma del grazie, della riconoscenza. E dunque mi fermo semplicemente a dirvi, ecco, dice grazie su tutto. Ecco, Gesù Cristo prende in mano tutta la sua storia, il pane, che è il suo corpo. E nel nostro corpo, il nostro corpo è il registratore fedele, ecco, di tutto quello che siamo, che viviamo. Ci sono degli studi, per esempio, in certe forme di diete dicono che incominciando così a perdere peso, il grasso che accumuli ti racconta quando l'hai accumulato, cioè i giorni, il tempo, le modalità, come se ecco, un carotaggio nel nostro passato. Ecco, noi diciamo grazie, ecco, a partire dal primo giorno fino all'ultimo. In ogni Eucaristia ci mettiamo dentro quello che fino a quel momento non ci abbiamo messo dentro, quello per cui non abbiamo detto grazie, perché non l'abbiamo saputo dire, perché non l'abbiamo voluto dire, perché non siamo stati capaci di dire grazie a Dio anche della malattia, anche del Covid, anche della sofferenza, anche del tumore, anche di mia suocera, di mia nuora, di mia cognata, di mio fratello, del mio amico, di quello che è nel mio gruppo, del mio compagno di lavoro, capite? Noi diciamo grazie, noi impariamo lì, e noi che diciamo ora mettiamo tutto nel grande ringraziamento, ma mettere tutto nel grande ringraziamento significa che ti ci metti tu, che diventi tu l'agnello. Il passaggio dalla Pasqua ebraica all'Eucaristia cristiana è la sostituzione della vita. È una vittima, è vittima perché si uccide, perché infatti di Gesù Cristo l'inno dice Vittor, vittorioso, qui ha vittima. È vittorioso perché è vittima, ma se non diventa vittima non è vittorioso. O meglio, la vittoria della Pasqua è la vittoria della perdita, del fallimento. Ecco, la Pasqua è la vittoria del fallimento della croce.
al di là di tutte le nostre comprensioni, che non è che all'ultimo c'è un colpo di scena, c'è un colpo ad effetto, scendi dalla croce e ti crederemo. Quello che a noi, ecco, parrebbe migliore in un set cinematografico in cui proprio alla fine, ecco, l'effetto speciale. No, la morte va avanti sino in fondo. Vedendolo morire, attenzione, il problema della nostra Pasqua è come, ecco, lui ha interpretato le cose umane, perché la Pasqua ci comunica l'interpretazione divina di un testo umano, come si vive al modo di Dio la nostra esperienza umana. Per noi solo a volte di dolore, di disperazione, di scoraggiamento. Il centurione vedendolo morire così, come è morto Dio, così, perdonando, amando, facendo anche dell'ultimo inutile ultimo respiro, che per noi è l'ultimo respiro per morire. Ecco, San Giovanni si premura sempre, sempre coniugando quel verbo paradidomi, dare, e donò il suo spirito. Quindi l'ultimo respiro del Signore non è per morire, ma è per darci il suo spirito, per effondere lo Spirito Santo, capite? Lui ha trasformato in positivo tutto, anche il negativo dell'ultimo respiro della nostra vita. Rese grazie. Vediamo se arrivo almeno a dirvi spezzo e poi facciamo l'ultimo, poi gli altri, insomma, quando Dio vorrà. Spezzò il pane. Pace. Voi sapete che anche questo verbo, spezzare il pane, fractio panis, è un altro dei verbi che indica l'Eucaristia, Eucaristia, la frazione del pane, quindi è un verbo molto denso, molto, ecco, tosto. Spezzare il pane significa questo, è la disponibilità a diventare commestibile. Un pane intero non te lo puoi mangiare, avete visto mai uno che si mangia un pane intero? Per mangiarlo lo deve spezzare, lo deve tagliare. Ciao. Quindi è l'attitudine, la disposizione a rendermi commestibile agli altri. E io devo ricordarlo. Sono disponibile ad alimentare la vita degli altri, a farmi alimento, a farmi cibo e non a declinare questo compito agli altri. E qui date voi da mangiare, dove ci sono due significati. Il più superficiale è: nessuno dei cristiani e dei credenti può declinare agli altri il compito di prendersi cura di chi è attorno. Quindi non posso dirgli qualcuno lo aiuterà, qualcuno gli verserà l'olio, ecco, sulle ferite. Lo devi fare tu, ti devi impegnare tu, deve essere tu. Quindi non la sostituzione, lo farà qualcun altro. C'è un pezzo di carta, lo prenderà un altro, no, lo prendi tu. Trovi il malcapitato di turno, ti fermi tu, ti avvicini tu, ti chini tu, ti curvi tu, gli versi tu, metti tu le mani in tasca, paghi tu, è chiaro, te lo assumi tu nello stato di famiglia, è chiaro questo discorso. Questo è il primo senso. E l'altro senso è: date voi stessi da mangiare come complemento oggetto, date la vostra vita, quello che siete, come cibo, come alimento dell'altro. E mi chiedo, la mia vita, il mio modo di essere, di parlare, di agire, nutre gli altri, gli dà speranza, gli dà fiducia. Il cibo che cosa fa? Ti dà energia. La mia presenza è un dono commestibile. Voi sapete di una persona, ecco, che veramente si offre, si dona, agisce, fa del bene agli altri, diciamo, ecco, si è spezzato per gli altri, si è donato agli altri. Quindi in questa nostra cultura, in cui c'è il culto, cultura, il culto dell'integrità, non ci dobbiamo spizzicare, dobbiamo riparare tutto, e se abbiamo il naso un po' storto andiamo dal medico estetico, perché non può essere, chiaro, se ci manca un pezzettino dobbiamo, ecco, tutto riparare. Il Signore invece parla di spezzarsi, di frantumarsi, di, come dire, ed è un gesto talmente denso, talmente forte, talmente impregnato di verità, ma della verità di Dio, che a volte, ecco, è solo questo quello che ci rende credibili nel mondo. Da questo sapranno che siete miei discepoli.
ve lo voglio dire semplicemente con la storia dei discepoli di Emmaus. Il Signore cammina con loro, si interessa, gli chiede sul loro passato, il loro presente, sul loro stato d'animo, gli fa bruciare il cuore, gli fa interpretazione della scrittura. Sorte, niente. A sera, quando lo pregano di stare con lui, ecco lì, e lo riconobbero allo spezzare del pane. Cioè, il che significa, se Cristo va riconosciuto anche da quelli che erano stati con lui, avevano camminato con lui, l'avevano visto morto in croce, avevano visto miracoli, avevano visto tutto quello che avevano visto, eppure lo riconobbero allo spezzare del pane. Non è semplicemente un fatto fisico, è semplicemente l'aver capito la logica della donazione di Dio. Dio si è spezzato, si è dato, si è offerto, si è frantumato, si è fracassato e si è reso disponibile a tutti. Prendete, ecco, per dire all'altro prendimi e mangiami, ti devi spezzare. Una volta noi abbiamo un sacramento integro, bellissimo, celebrazione perfetta, con canti, con suoni, con... ma è una comunità che non si spezza, che uscendo non è commestibile per la gente, non si vede che l'altro ti può mangiare, può avere del tuo tempo, della tua attenzione, che l'altro ti chiede un'elemosina di amore, di cura, di impegno, ma tu non ce l'hai. Tu sei con la tua liturgia in testa, con i tuoi canti, i tuoi suoni, ma non sei diventato pane spezzato. Ecco, nell'ultima cena e anche ecco, ad Emmaus, è come se il Signore ci dicesse: loro mi hanno riconosciuto nello spezzare il pane. Prima tu mi hai riconosciuto in questa celebrazione nel fatto che c'è un nuovo pane, quello fatto da me e da voi, e ci siamo spezzati. Secondo livello. Terzo livello: gli altri, appena uscirai da questa chiesa, ti riconosceranno nel tuo spezzarti, perché tu sei il corpo di Cristo. Tu sei quel sacramento che oggi, qui ed ora, deve essere frantumato. A questi interrogativi cercate, ognuno, ogni generazione di cristiani tenta di dare una risposta e tenta soprattutto di operare una conversione. Vado all'ultimo verbo, vi chiedo sempre scusa se poi alla fine non arriviamo a tutto e arriviamo sempre oggi. E disse: prendete e mangiate. Capite, qui si tratta di assimilare un mistero, non di lasciarlo in superficie. Ecco, mangiare, bere significa diventare una cosa sola, quello che Gesù Cristo nella preghiera sacerdotale: Padre, prego che siano una cosa sola. E non basta, perché il modello di che cosa dobbiamo essere, come dobbiamo essere, è sempre un modello divino, come noi. Quindi non basta una forma di comunionalità o di unità superficiale, rabberciata, ecco, episodica, frammentaria, frammentata. C'è bisogno della unità divina, trinitaria, come noi, lì, come Padre, come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, amatevi. Cioè, noi tentiamo di trascinare in terra e di testimoniare al mondo e agli uomini una modalità che loro non conoscono, che è la modalità divina di Dio trinitario. Capite quanto ce ne vuole? Allora vi dicevo, per questo lui dice: mangia, assimila, sei diventato una cosa sola. Quindi non è c'è Cristo, Dio da una parte, noi ce la dobbiamo levare, che siamo di fronte a Dio, che siamo accanto a Dio. Tu sei in Dio, c'è un unico modo per essere in. Se non rimanete in me, niente, non accade nulla nella vita cristiana. Quindi tante nostre vicinanze, prossimità, ma che non sono identità regalate dalla sua Pasqua alla nostra vita, non succede niente. Se voi recitete un fiore e lo lasciate appoggiato alla rosa, se prendete il fiore rosa e lo tagliate, lo appoggiate alla rosa, anche se si toccano, quell'amore è quello che continua a vivere. In me significa senza soluzione di continuità. Allora mangiate, bevete, ecco, assimilate, diventiamo una cosa sola, che siano una cosa sola come noi, al modo divino, altro che le nostre modalità
di unioni, di comunioni o di relazionalità superficiali, accademiche, accidentali, ecco, di passaggio profondo. Ecco, il tutto si termina che dice: fate questo in memoria di me. Qui voglio dirvi semplicemente una cosa: fate questo non significa fate un culto, fate una celebrazione, la dimensione cultuale c'è, solo nella misura in cui vi dicevo è celebrazione di questa vita nuova. Fate questo significa fate come ho fatto io, fate della vostra vita per fare Eucaristia, per fare memoriale, esattamente nel mondo, nella storia, nella vostra vita, quello che ho fatto, che prendete il vostro corpo, benedite, che la vostra vita sia una benedizione per voi, per gli altri, per chi vi incontra. Quanto sarebbe bello, benedetto perché ti ho potuto incontrare, come dice la donna a Gesù, benedetto il seno da cui hai preso il latte, il ventre che ti ha custodito. E lui dice: beati piuttosto coloro che ascoltano questa parola e la mettono in pratica. È questa beatitudine che noi abbiamo. E lui dice: fate questo. Non significa che ripetiamo esattamente le stesse parole, allora ci accapigliamo se dobbiamo dire questa parola, se dobbiamo fare questo gesto in questa maniera, se nella mano, nel piede, nella lingua, capite? Poi ci perdiamo su altre cose. Questo significa: in questa Eucaristia hai preso la tua vita, in questa Eucaristia ti sei alzato, in questa Eucaristia stai benedicendo Dio per quello per cui in sospensione non hai detto una parola di grazia, di riconoscenza. In questa Eucaristia ti stai spezzando, ti stai frantumando, ti stai sboccolleggiando per diventare boccone che può essere mangiato. In questa Eucaristia hai permesso all'altro, ecco, non di vederti di sfuggita come meteora, ma di assimilarti, di mangiarti, capite? Allora il tempo per gli altri, l'accoglienza dell'altro vera, vera significa che tento non di allontanarlo. Sì, fai questo, è importante che trovo un modo per dirtene vattene, e così io continuo la mia strada. Si curvò, si fermò, se lo caricò, lo portò al pandecheion, alla locanda, si prese cura, uscì di tasca, ritornerò, coinvolse gli altri, capite? È una presa in carico totale della vita dell'altro, no, non passeggero. Fate questo, il Signore non è venuto a farsi una passeggiata, non è che è venuto a caricarsi dell'umanità e poi se n'è andato. Il Pantocratore se n'è salito con la nostra carne, con la nostra storia, con la nostra vita, e poi è andato a prepararci un posto, ma si è ricordato che deve venire a riprenderci, capite? Non vi lascio orfani, state pur certi, anzi è meglio che io fisicamente me ne vado, così vi manderò lo Spirito Santo. Fate questo significa che la messa inizia nel momento in cui diciamo ite missa est, la messa è finita, andate in pace. Inizia lì, inizia nella vita, nella storia. Abbiamo iniziato la parte liturgica, abbiamo vissuto la parte celebrativa, abbiamo fatto dell'Eucaristia la fonte, e poi noi dobbiamo fare il culmine, la storia, il racconto, la narrazione, la testimonianza, e con la manifestazione nel mondo. Per cui quando usciamo da chiesa, da un'Eucaristia, gli altri dovrebbero poter dire: si vede che sono andati in chiesa, no? E sono andati in chiesa per dire, e continuano ad essere come prima o peggio di prima. Ecco. L'unica cosa che voglio dirvi, mi raccomando, nell'Eucaristia, siccome è fonte, ecco, dobbiamo sempre ritornare, perché tutto quello che sappiamo è soltanto il passato, ma il presente e il futuro dell'Eucaristia deve essere ancora come da una fontana, ridato ogni giorno alla sete e alla fame che abbiamo di Dio, degli altri e soprattutto di amore. Buona celebrazione.